Genovese, il mercatino di San Nicola, che come ogni anno strizza l'occhio allo shopping ma soprattutto alla solidarietà. Lei ha sintetizzato benissimo. Un appuntamento che arriva per Natale ed è probabilmente il primo segno che arriva al Natale. Difatti ci ritroviamo sempre che Natale arriva che non te ne accorgi, e il mercato di San Nicola è il primo segnale che tu lì le arrivò Natale. La seconda cosa è una tradizione del mercato di San Nicola, che è fatto non da professionisti ma da volontari e che devolvono tutta l'utile che traggono dal mercato in solidarietà. Sono 23 anni che fanno il mercato e sono 23 anni che è un mercato di solidarietà, da cui appunto non c'è nessun utile, contrariamente a tutti gli altri mercati che ci sono in giro per la città, che sono fatti da professionisti e quindi che svolgono la loro attività retribuita. È sempre passato un po' in secondo luogo. Quest'anno, con la crisi che sta morsicando migliaia di famiglie, con quello che è successo un mese fa in Val Bisagno, probabilmente anche questo è un elemento di riflessione. Lo dovrebbe essere comunque, ma è nei momenti di difficoltà che si ritrovano le radici, si ritrova la tradizione, si ritrova il senso anche delle cose che contano. E fra queste cose che contano è la solidarietà, che il mercatino ha sempre dimostrato, che quest'anno è un richiamo ulteriore per tutti. E poi io guarda, mi sono accorto quando portavo i miei cattivi con l'associazione, molto comunque le spezie. No, non sono, no, sono spezie confezionate a tutti. Grazie.